Parliamo finalmente dell'Ecira. Abbiamo detto più volte che è stata una commedia sfortunata. Infatti, le prime due volte che fu rappresentata, nel 165 e nel 160, il pubblico abbandonò la rappresentazione per trasferirsi in massa a vedere gli spettacoli di funamboli, pugili e gladiatori. Per la terza rappresentazione, sempre nel 160, Terenzio scrisse un secondo prologo, che ricordava questi insuccessi. Ne vediamo un pezzo. Vi ripresento la suocera, che non mi è mai stato possibile rappresentare in silenzio, tanta sfortuna la colpì. A questa sfortuna metterà fine la vostra intelligenza, se vorrà aiutare la mia buona volontà. La prima volta che tentai di rappresentarla, la fama dei pugili e in aggiunta l'attesa di un funambolo, l'accorrere del loro seguito, lo strepito, le grida delle donne, mi costrinsero a uscire di scena prima del tempo. Così ripresi una vecchia consuetudine per ritentare la prova con una commedia rinnovata. La rimetto in scena. All'inizio mi va bene, quando arriva un pettegolezzo. Sta per cominciare uno spettacolo di gladiatori. Il popolo accorre in massa, sono in tumulto, urlano, fanno a pugni per il posto e io intanto non potevo difenderlo il mio posto. Ora non c'è confusione, c'è pace e silenzio. Mi è stata offerta l'opportunità di rappresentare. A voi viene offerta la possibilità di dare valore ai ludi scenici. Non permettete che l'arte delle muse divenga per colpa vostra un privilegio di pochi. Fate in modo che la vostra autorità sia d'aiuto e di sostegno alla mia. Ora vediamo la trama. Abbiamo Panfilo, che è innamorato della prostituta Bacchide, ma è costretto da suo padre a sposare Filumena. Ad un certo punto Filumena va via di casa e Sostrata, la madre di Panfilo, si sente responsabile per non averla accolta amorevolmente in famiglia. In realtà il motivo è che Filumena prova vergogna per l'attesa di un figlio frutto di una violenza sessuale subita prima del matrimonio. Panfilo lo scopre, ma per rispetto alla moglie, della quale ormai si è innamorato, non dice niente ai genitori, che nel frattempo decidono di andarsene e ritirarsi in campagna per lasciare la giovane coppia libera di riappacificarsi. In seguito, mentre Filumena dà alla luce il bambino, suo padre e quello di Panfilo vanno insieme a parlare con Bacchide, sicuri che sia lei la causa della rottura fra gli sposi. Ma la prostituta assicura che la sua storia con Panfilo è finita da un pezzo. Alla fine, la madre di Filumena riconosce al dito di Bacchide l'anello che l'ignoto violentatore aveva strappato alla figlia e ne chiede la provenienza. Bacchide rivela tutto, che è un regalo di Panfilo e che Panfilo aveva stuprato una ragazza a cui aveva rubato l'anello. E dunque è proprio lui il violentatore e padre del bambino. In questa commedia Terenzio vuole fare una riflessione sul matrimonio e sulla famiglia, mettendo in evidenza quanto siano fragili i rapporti umani quando non sono supportati dalla sincerità reciproca, dal dialogo. Ma la novità più interessante in questa commedia è il ribaltamento degli schemi teatrali usuali, che in qualche modo riflettevano le convenzioni sociali. Infatti abbiamo due personaggi atipici. La suocera, cioè Sostrata, è discreta e altruista e decide di allontanarsi per il bene di suo figlio e della moglie, mentre di solito questo personaggio figurava come intrigante e possessivo. Ma anche la prostituta, Bacchide, viene dipinta da Terenzio come un personaggio generoso e altruista, capace di rinunciare ad un amante e poi di gioire per il fatto che grazie a lei tutte le incomprensioni si sono sciolte e i due sposi e il loro bambino possono vivere felici, mentre la meretrice tradizionale era avida e frivola. Dopo aver parlato con la madre di Filumena, infatti, Bacchide è felice e dice: «Che gran gioia che ho procurato a Panfilo, gli ho restituito la moglie e il figlio e mi rallegro che sia stata proprio io a procurare questa gioia». Bacchide stessa ricorda come normalmente invece le altre prostitute si comportano diversamente, perché non è nel loro interesse che un amante abbia fortuna nel matrimonio. Quindi Sostrata e Bacchide, anche se all'interno della società ricoprono ruoli diversi, ribaltano i pregiudizi mostrando gli stessi sentimenti umani di amore, solidarietà e altruismo. Questo amore diventa il paradigma di un atteggiamento comprensivo e solidale verso l'umanità in genere, e quindi è una riflessione che tende al rinnovamento della società, smascherando ipocrisie e conformismi. Anche per oggi abbiamo terminato e vi ringrazio di avermi seguito. Alla prossima!